Salve, buonasera. Buonasera. Io vorrei sapere se ci sono dei corsi da combattimento, qualcosa di serio, ovviamente, perché vorrei sapere, avete qui dei corsi di combattimento? Certo, questa è una palestra sport da combattimento, assolutamente sì. Voleva sapere di preciso? Ma se ci sono tecniche appunto di difesa urbana, di difesa personale. Beh, questa è una palestra di pugilato, Pugilato? Sì. Comunque aspetti un attimo che la faccio parlare con i responsabili, con gli insegnanti. Sì, gli richiamo subito, serio. Un attimo. Sì, grazie. Ragazzi, vorrei vedere un attimo, volevo delle informazioni. Informazioni per? Vai, Franchi, dasti informazioni, va. Non ho capito esattamente. Lui? Sì. Ciao. Ciao. Ciao, piacere. Alessandro. Ciao. Io non do la mano per virus. Per corona. Se sa mai. Che informazioni ti servono? Ma io vorrei veramente sapere se avete corsi di combattimento, difesa personale e... Però qualcosa di serio, una cosa che mi serve appunto per difendermi. Vabbè, noi, cioè questa è una palestra di sport a combattimento, io e lui ci occupiamo del pugilato. Combattimento, perché c'è combattimento e combattimento. Vabbè, nel senso sport da combattimento. Cioè, no, combatte pure contro la vecchiaia, mica. Cioè, nel senso sport da... Ti faccio vedere la palestra, guarda, vieni. Sì, prego. Ma sto con queste scarpe, va bene? Prego. Usato per levare un po' di disinfezione. Questa è la palestra, ci sono i sacchi, c'è il ring, c'è tutto lo spazio per fare appunto sport. Tra l'altro questa è la palestra più grande di Roma dal punto di vista pugilistico e sport a combattimento e non solo. Cioè, nel senso, per fare... Cioè, poi io e lui ci occupiamo del pugilato, quindi gli insegneremo il pugilato e... Nel senso, perché tu come difesa personale che intendi? Gli sport a combattimento fungono come difesa personale. Sì, però io vorrei qualcosa di meno... Il ring è più da spettacolo, io vorrei qualcosa di serio che mi aiuti effettivamente a difendermi. Danza? Come? Balletto? Come? No, aspetta, ho detto spettacolo. Io devo capire. Appunto, cioè, devo capire. Detto spettacolo. Questo mi sembra uno spettacolo, solamente il ring è spettacolo. Cioè, come il ring è spettacolo? Sport box è spettacolo, io vorrei invece qualcosa che mi aiuti... Provo tecnica, provo di difesa urbana, capisci? Cioè che mi aiuti a difendermi da un eventuale aggressore. Questo è un altro vanto di quelli che... Aspetta qua. Non ho capito, io vengo qui a chiedere informazioni. Mi sembra che questa sia una palestra poco seria, a questo punto. Poco seria, questa palestra poco seria, sport a combattimento dove facciamo pugilato. Insomma, questa sono qui ai sacchi si chiamano, beh, ci si esercita così. A me mi è venuto un sospetto però, eh. Mi è venuto un sospetto. Guardi qui. Guarda, ma sai che è il Krav Maga. No, questo è il Krav Maga! Senta, ma scusi, ma lei non è che ha fatto Krav Magia per caso? Ma la Krav Magia è la vera arte marziale. La combattimento. Dentro le cantine, cioè, dai, su. Sotto le cantine devi andare alle macchine, a cercare i buffoni, a scoprire le masse segrete. Ma quale poco serio? Sei entrato qua a palestra a rompere le scatole che volevi corsi di difesa personale, ma di Krav Magia. No, non sei venuto a chiedere informazioni, perché al momento che ti ho detto che qua facciamo sport da combattimento, tu hai iniziato a dire che è una pagliacciata. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma fatti ad allenare dentro le cantine! Ma si vede che non è un istruttore da posto! Si vede che è un istruttore da posto! Guarda che raccoglie! Ma come si fa? Ma dove te ne metti te che vedi andare? Ma siete proprio dei negoziati! Ma cosa stai dicendo? Spazio là! Segreto? Non voglio guai, ma io non voglio guai! Dentro le cantine devi andare! C'è sarà pure il coronavirus! Senti, chiama tua sorella. Ma io guarda, mazzo di cazzo, io ti faccio cacciare la misura. Ma sì, ma Valentina, puoi venire per questo favore un attimo? Io ho soltanto perso guarda, no, ma se ci cacciare fatto merda a noi. Io adesso anche non ti caccio perché ci pensa lei. Caccialo, dai, caccialo.
Caccialo, caccialo. Vai, caccialo, Valentino, pensa a cedere. C'è pure che ti trovo. Vai, forza. La schiavitù dei caramelle, ma vedi, vero? Ma c'è stanno i caramelle. Dai, Valenti! Caccialo fuori! Caccialo fuori! Dai! Angolo! Dai, direi le caramelle, fagli che pure scattare! Quindi capito, Gigolo? Ma una palestra ma storica. Ma tu dimmi una cosa, cioè noi stiamo a una palestra, guarda qua, 60 anni di storia del pugilato, ti arriva il Krav Mago scureggione, poi maledetti. Pelato, con quel vestito, che tutto che io voglio fare questa difesa. Stranamente parlava italiano, perché sì, solitamente quelli non sanno manco coniugare un verbo. Vabbè, questo era istruito. Questo era un Krav Mago istruito. Ma sì, ma questi lì intorno. Come l'ho cioccato subito dopo. No, no, chi l'ha cioccato? Tirata la caramella e se ne siamo accorti subito. Però tu ti rendi conto, dentro una palestra storica. No, dove vabbè, si è fatto uccidato da 60 anni. Comunque, meno male c'era tua sorella, perché se no non so come andava a finire, eh. Che tocca la menaglia a noi, comunque, però sai, poi faceva la verità, figura di quelli. Posso dirti che... una cosa, da quando hai preso quel Krav Mago al bar, se stanno a presentarti i Krav Maghi, secondo me è come una calamita, un Krav Mago attira altri Krav Maghi, capito? Quindi gliemenami a tutti. Non lo so. Gliemenami mia sorella, oh, ha preso secondo lei me dovremmo, guarda, secondo me dovremmo aprire un business per i Krav Maghi, cioè li famo venire, gli famo credere che se stanno allenando gliemenami. Ah, guarda, te stai allenando, guarda, questa è difesa urbana, boh, e botte. Ma mi fa male. Te preoccupa, se stai abituato, quando ti saliranno tu sarai preparato. Oh, questi sono disposti a pagare, butti tu caramelle per te. Oh, 5 euro di caramelle, un par di schiaffi, ci fa un sacco di soldi. Un sacco di soldi, vabbè, vabbè. Vabbè, mi raccomando, ragazzi. Perché? Ma guarda che figo. Cioè, che c'ha la palla dentro? C'ha che... la molla, questa che per fare lo shaker, e poi questo è BPA free. Cioè, ma ti rendi conto? A me mi hai dato shaker. Dai, mo te ne regalo uno, questo c'ha pure i scomparti. Sei proprio un Krav Mago. Lo porto la pressione. Dai. Vabbè, quindi, oh, regà, mi fate fregà. Basta farsi fregà dai Krav Maghi e dai Krav Magia. No, ragazzi, una cosa semplice. Andate in una palestra, scegliete uno sport a combattimento, vi fa bene, vi sentite più sicuri e non vi fate intortare con storie strane. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Oh, iscrivetevi al canale. Cioè, ma non è così che i video di 200.000 persone e ci stanno sempre meno iscritti. Esatto. Ma che vi costa? È gratis, è gratuito. Iscriviti. E metti la campanella. Oh, iscrivete pure al mio, perché Franchino mi sta rubando gli abbonati. È una roba terribile. Ti ha rubato tutto. Tutto mi ha rubato. Pure lo shaker mi ha rubato. Lo shaker. I gomme, tutto. Vabbè, scrivete sotto. Ricordate, commentare Krav Mago scureggione. No, Krav Mago cacca era. Lasciamo Krav Mago cacca. Dai. Krav Mago cacca. Ciao. Ciao a tutti.